all'interno del quale è incluso lo strumento, e anche un completamento del modulo network e relazioni, che è il modulo attraverso il quale si possono appunto stringere relazioni con gli altri utenti, quindi sostanzialmente compiere delle attività di social networking, e che era stato realizzato nell'ambito della mia tesi triennale, e in questa fase è stato completato in modo da poter essere usato in combinazione con FIG. Ovviamente dopo la realizzazione dello strumento c'è stata una fase di sperimentazione, innanzitutto in contesti didattici, quindi appunto sui siti di riferimento di alcuni corsi erogati nell'ambito di questo dipartimento, e poi una sperimentazione su più larga scala nell'ambito di Comunali Milano del 2011, un sito che nasce per accompagnare la campagna elettorale delle elezioni amministrative che si sono tenute a Milano l'anno scorso, e che poi appunto successivamente dopo le elezioni il sito è confluito su Partecipami, che invece era un sito preesistente dedicato al dialogo appunto su temi civici relativi alla città di Milano, che è migrato sulla piattaforma OpenDCN, e all'interno del quale continua ad essere usato lo strumento FIT. Quindi a tal proposito riportiamo una schermata esemplificativa delle attività recenti visualizzate nel profilo pubblico dell'assessore Lucia Castellani. E appunto questo ci permette di notare come vengano come la visualizzazione in un punto solo delle attività dell'assessore permetta al cittadino di avere comunque un colpo d'occhio sulle attività da esso performate, e appunto in qualche modo tracciare gli interventi della persona in questione. Qui abbiamo anche uno screenshot di come si presentano le attività recenti nello spazio personale dell'utente, attraverso il quale l'utente in questione può vedere le attività recenti delle persone con le quali è in contatto. Questa schermata diciamo, fa riferimento a una versione beta dello strumento, proprio perché un possibile primo sviluppo futuro potrebbe essere quello di sperimentare, sempre magari su Partecipami, quindi su più larga scala, l'utilizzo dello strumento anche nello spazio personale. Quindi ad esempio utilizzando in combinazione con lo strumento per il social networking si potrebbe permettere ai cittadini di instaurare delle relazioni asimmetriche e quindi di ricevere gli aggiornamenti nel proprio spazio personale relativi agli assessori, ai consigli comunali o anche agli altri cittadini ai quali si è interessati. Un altro possibile sviluppo futuro potrebbe essere quello di implementare un reputation system più completo, quindi che magari coinvolga una parte di rating nel caso in cui OpenDCN venga utilizzato in contesti nei quali un sistema di questo tipo possa essere utile. Ovviamente anche questo questa aggiunta dovrebbe essere resa ampiamente configurabile in modo che lo strumento si possa sposare il più possibile a quelle che sono le esigenze del contesto di questione. È tutto. Ci sono domande? A tal punto volevo solo fare una domanda. Le informazioni che voi inserite rispetto agli eventi sul partito, no, visto lì l'assessore, quelle sono le attività compiute dall'assessore tramite gli altri strumenti che si fanno. Ok, ma uno può introdurre delle attività che ha fatto? Le attività sono quelle compiute. Cioè io posso dire che ho partecipato al congresso dallo scrivo. E questo dipende dagli strumenti attivi nella piattaforma. Un po'. Se ci fosse uno strumento che tiene traccia degli eventi tu sei partecipato, se tu scrivi un post. Se tu scrivi un post in cui dici che hai partecipato, lo trovi lì. Ma poi che relazione c'è? Io posso scrivere il post e poi se non ho partecipato tu vedi. Nessuno. La comunità. Ok, cioè voglio dire, c'è un discorso che ci dovrebbe essere poi qualcuno a livello di comunità che dice ma questo può già. Ecco, questa è l'idea. Ma questo ti può succedere. Sì. No, però volevo capire appunto il problema di affidabilità dell'informazione che sta lì, perché che riscontra il grado di affidabilità. Siccome questa è una reputation system, certo, c'è un reputation system, c'è uno che viene già dato. Questa è l'idea.
Va bene. Allora, Giuseppe Audino, per favore. Ecco, se riuscite a stare entro 10 minuti, la commissione è grande.